Deputata uscente, adesso ricandidata al Senato, Giovanna Palma, parlamentare giulianese del Partito Democratico, è adesso in corsa sia per il collegio uninominale che quello proporzionale, dove è quarta in lista. Ad uno degli ultimi incontri ai quali ha partecipato, quello organizzato dal consigliere regionale Lello Topo a Villaricca, ha detto che il suo impegno, nel caso in cui venisse eletta, sarà quello di essere più presente sul territorio. Tutelare maggiormente le esigenze del territorio, essere maggiormente presente sul territorio, provare a candidare a rappresentare il territorio a Roma. In questa legislatura appena terminata e di cui ha fatto parte, Palma dice di aver lottato per questo territorio per ottenere le bonifiche, la risoluzione della questione ecoballe ed il turismo. L'approvazione della legge sugli ecoreati, l'avviamento delle bonifiche, abbiamo finalmente messo un punto sulla questione delle ecoballe, il turismo, Pompei, la più visitata in assoluto dopo gli Uffizi. Questa è la buona politica e noi proviamo a rispondere alla cattiva politica con la buona politica, dei fatti concreti, della realizzazione delle cose.